evidentemente sono a flash, sarà la mia riflessione, che appunto seguendo il riferimento alla dottrina sociale della Chiesa si colloca soprattutto su questo piano più che sugli aspetti concreti ed esperienziali che giustamente sono stati raccontati e ragionati precedentemente. D'altra parte, quella che appunto viene chiamata la dottrina sociale della Chiesa ha anche all'origine delle esperienze e delle attività, non è pura espressione di pensiero dei pontefici o comunque della gerarchia ecclesiastica. E mi pare appunto interessante prima di tutto sottolineare, proprio in chiave di premessa, ma cerco al primo flash, quello che dicevo prima Piccinini, il fatto che il lavoro è un luogo ed è un'esperienza significativa e rilevante di come la Chiesa si è posta nei confronti del cambiamento epocale che in Occidente, e un po' a partire dall'Occidente e dappertutto, chiamiamo la modernità e oggi la postmodernità. Significativo perché a partire da questa esperienza, anche se non solo per la verità, cioè quella del lavoro, ma senz'altro a partire da questa esperienza ha cominciato a interpretare la società come questione e non solo come il campo della pura applicazione dei principi etico-cristiani, ma come una questione che sempre più accentuatamente ha interpellato la fede e la vita della Chiesa, obbligandolo per certi versi anche un po' a reinterpretarsi alla luce certo del Vangelo e della verità cristiana, ma a reinterpretarsi nelle sue forme, nelle sue modalità di lettura e di azione. E quindi sarebbe interessante sviluppare evidentemente questa affermazione che ho fatto, ma è indicativa appunto di un percorso. Di un percorso che a proposito del lavoro, interrogandolo dal punto di vista della formazione e appunto di come il lavoro ha a che fare con la formazione dell'uomo, direi che a mio parere occorre tenere presente un passaggio che in questa dottrina sociale della Chiesa si coglie, a mio parere, perlomeno. Il passaggio cioè da un modo di pensare al lavoro, specialmente nella seconda metà dell'Ottocento, in parte anche un po' all'inizio del Novecento, come un fare, un'attività necessaria per poter vivere, o meglio potremmo dire per poter sopravvivere, per cui in questo modo di pensare al lavoro si privilegiava dalla dottrina sociale della Chiesa, nel Novecento, nel XIII anno, eccetera, tanti interventi, si privilegiava il problema della giustizia e del rispetto della dignità della persona, dove per dignità della persona si intendeva soprattutto la possibilità di avere una giusta retribuzione, di avere il tempo necessario per dedicarsi ai doveri religiosi festivi e il diritto a non essere trattati come una merce mentre si lavorava. La famosa affermazione, il lavoro non è una merce, dirà Leone XIII. Ecco, si passa da questa visione, da questo approccio al lavoro, che peraltro viene sempre considerato, non è che viene cancellato e lasciato perdere, rimane sempre come attenzione, ma viene integrata questa attenzione con un'altra attenzione, diciamo così, con una prospettiva, in che senso dicevo che il lavoro obbliga in qualche modo, spinge perlomeno a una reinterpretazione anche, a una visione del lavoro appunto come attività non solo per la sopravvivenza, ma anche per una vita buona, potremmo dire. Il lavoro come espressione della trascendenza dell'uomo. Ecco, dirà appunto Giovanni Paolo II nel Labore Exercens che il lavoro è tipico dell'uomo, non dell'animale, non di qualunque altro essere vivente, ma dell'uomo. Prospettiva quindi questa che riguarda il senso del lavoro, il significato fondamentale del lavorare, perché l'uomo lavora e che senso ha lavorare. Riflessioni queste che hanno all'origine negli anni 40-50 delle riflessioni teologiche, non nascono così come fuggi dalla mente semplicemente di un pontefice, sono l'espressione di una riflessione elaborata precedentemente, ma che trova lì anche in maniera originale, appunto con il tratto originale di Giovanni Paolo II, una determinazione.
Ecco, il tema appunto del lavoro come luogo del senso e del significato, del vivere, dicevo, esprime soprattutto la trascendenza dell'uomo, del fatto cioè che il lavoro è il momento in cui l'uomo manifesta il suo essere oltre rispetto alle cose, ma anche rispetto agli animali e rispetto alla natura. E questa ulteriorità si manifesta, potremmo dire, in questa dialettica intrinseca che caratterizza il lavoro. La dialettica tra, potremmo dire, il fare e l'agire. Il fare nel senso che con il lavoro si produce sempre qualche cosa che sta davanti come un oggetto, tra virgolette oggetto, perché a volte l'oggetto è un servizio, no? È qualche cosa che non è la cosa, l'oggetto, la bottiglia, ma è altro, appunto, è una relazione tecnica, per esempio. Quindi oggetto che proprio per questo, in qualche modo, diciamo così, può entrare in un rapporto anche di tensione conflittuale con il soggetto. Appunto, il lavoro in esercizio parla di lavoro soggettivo, cioè l'uomo, soggetto del lavoro, e lavoro oggettivo, cioè la tecnica, l'oggetto prodotto del suo lavorare. Si può creare tensione, si può creare alienazione, tutti i problemi dell'alienazione e anche per certi versi, diciamo così, dell'oggettivazione sul lavoro sono anche legati a questa tensione dialettica. Ma si può creare anche una tensione dialettica con gli altri, cioè proprio perché l'oggetto del lavoro è lì, si può creare una relazione conflittuale, a volte magari purtroppo anche violenta, in ragione di questo oggetto che si è creato attraverso il lavoro. Quindi il lavoro presenta questo profilo, ma insieme presenta il profilo, dice la lavoro ed esercizio, dell'agire, cioè del fatto che attraverso il lavoro l'uomo appunto non solo modifica le cose, la realtà, ma modifica se stesso, esprime se stesso, manifesta appunto la sua identità trascendente sulle cose e sulla realtà. E quindi il lavoro è un agire che ha un senso in sé, usa questa espressione enciclica del Papa, dice il lavoro non è solo un bene utile, un mezzo per, ma è anche un bene degno, cioè un significato in sé, che vale anche di per se stesso, che quindi è molto vicino alla qualità etica dell'essere umano. La qualità etica dell'essere umano è questa, è che tu compi un'azione buona non perché te ne deriva un vantaggio, ma perché il bene che compi realizza l'umanità che è in te e negli altri, semplicemente, anche se magari te ne deriva uno svantaggio da tutti i punti di vista. Ecco, agire, fare e agire. Ecco, l'espressione quindi del senso del lavoro. Direi che diventa formativo il lavoro, secondo la teoria sociale della Chiesa, quanto più mantiene, ecco, feconda questa tensione e non lacerante, non contrapponente, anche quando magari presenta livelli di conflittualità, ma una conflittualità creativa, generativa, non una conflittualità distruttiva. Quindi il senso del lavoro che dà luogo perciò a una esperienza relazionale, che è fattore di relazione, perché appunto l'oggetto creato, ripeto, l'oggetto tra virgolette, entra sempre in un circuito relazionale, e relazione perché comunque l'agire è sempre agire di fronte all'altro e con l'altro, è sempre quindi il creare una relazione con gli altri. Ecco, questo profilo, dimensione di senso trascendente del lavoro e dimensione relazionale del lavoro, sono quegli aspetti che fanno, mi pare, tra gli altri, gli elementi interessanti, a mio parere, della dottrina sociale della Chiesa circa la dimensione formativa del lavoro. Perché? Perché, e arrivo alla conclusione di questi flash, perché è, in fondo il lavoro, lo si è detto, lo si sa, lo si analizza anche con molta finezza e attenzione, no? Anche in questi interventi, il lavoro ha a che fare con l'identità della persona. Appunto il lavoro soggettivo, dice l'enciclica, è espressione del soggetto, dunque incide sul modo di essere del soggetto umano, su quello che è, sulla possibilità di scoprire quello che è, o anche quando scopre quello che è e non può tradurre quello che è in un lavoro perché magari deve fare un altro, o perché comunque si trova in una condizione di non lavoro, e tuttavia il lavoro appunto come esperienza umana lo stimola quando c'è e quando riesce a realizzarlo, comunque a ricercare se stesso e a vivere la sua umanità anche magari in quella condizione
che non è immediatamente favorevole alla sua identità, obbliga il soggetto a porsi il problema della sua identità. Quindi ha a che fare con la sua vocazione umana, quando appunto crea anche laddove magari non sarebbe possibile creare o dove magari la creazione è molto limitata. E da questo punto di vista direi ancora il lavoro assume una valenza formativa, dice la dottrina sociale, quando il lavoro è consapevole della sua limitatezza, della sua parzialità, del fatto cioè che esso è un momento significativo, rilevante, espressione della trascendenza dell'uomo, ma insieme non è il tutto dell'uomo. Quando cioè è capace il lavoro di entrare in un rapporto anche qui reciproco con il non lavoro, o meglio potremmo dire con altri tempi e altri momenti dell'esistenza, i tempi in cui non si lavora ancora e si è pur tuttavia uomini, cioè persone con tutta la propria dignità, i tempi in cui non si lavorerà più e si continua ad essere uomini con tutta la propria dignità, o i tempi in cui appunto si cerca un lavoro o si lavora insieme ma con l'attenzione a realizzare un'umanità che non è mai adeguata per quello che si sta facendo in quel momento. Ecco, questa dimensione che quindi apre il lavoro alla festa, che apre il lavoro alla gratuità, che apre il tempo del lavoro e il tempo della relazione comunionale gratuita, che in parte per esempio viene richiamata, anche se non immediatamente sul tema lavoro, sul tema sviluppo, ma si richiamano comunque le cose anche nell'ultima enciclica, no? La Caritas in Veritate, mi paiono significativi di questa prospettiva.